Questo video illustra come rispondere a una richiesta di informazioni da parte di un agente. Supponiamo, come negli esempi precedenti, di effettuare una richiesta relativa al recupero credenziali di posta. Selezioniamo dunque il servizio Poste, lista e rubrica e la voce di nostro interesse. Inseriamo il titolo Ho smarrito le credenziali di posta. Descrizione Potete inviarmi di nuovo le credenziali? Ed eventualmente un allegato. E una volta creata la richiesta, in questo caso l'identificativo è posta 152, essa viene automaticamente inoltrata al gruppo competente e gestita. Nel corso della lavorazione della richiesta di servizio, l'agente che la sta gestendo potrebbe aver necessità di chiedervi ulteriori informazioni. In questo esempio, con la richiesta posta 152, l'agente chiede di fornire il nome utente. Per fornire questa informazione non dovrete fare altro che cliccare su Visualizza richiesta. Si aprirà così la pagina del portale e sarà sufficiente inserire l'informazione richiesta con eventuali allegati in questo spazio. E infine cliccare su Aggiungi. La risposta andrà automaticamente ad integrare la richiesta di servizio senza effettuare nessun'altra azione. L'agente la riceverà e proseguirà con la sua lavorazione. Semplice, no?